Il mondo trema dopo le dichiarazioni di Giovanni Toti. Mi dimetto io, ha tuonato il governatore della Liguria, leader di un partito destinato a cambiare i destini dell'Italia o forse addirittura del mondo intero. E proprio per questo, infatti, è stato denominato Cambiamo. Ma poi Toti ha pensato che per cambiare i destini dell'Italia e forse del mondo ci voleva coraggio. Quindi ha avuto un'altra idea geniale. Ha cambiato nome da Cambiamo, è diventato Coraggio Italia. Ebbene sì, proprio perfetto quel nome, perché ci vuole coraggio per votare Toti. Ma comunque, torniamo a noi. Cos'è accaduto infatti di così grave da far pronunciare appunto a Toti una frase così forte, addirittura mi dimetto io? E poi mi dimetto da cosa? Da presidente della Liguria oppure da leader del partito Coraggio Italia? Anzi, sarebbe più corretto dire vice leader, perché Coraggio Italia Toti lo ha fondato assieme al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, altro politico di grande spessore. Ed è stato proprio Brugnaro ad assumere la carica di presidente del partito, mentre Toti è uno dei tre vicepresidenti, assieme a Marco Marin e Gaetano Quagliariello. Ma Coraggio Italia è davvero un partito dove non ci si annoia. Le persone entrano ed escono dal partito così come clienti da un albergo. Sentite perché è veramente esilarante. Allora, il partito Coraggio Italia è nato ufficialmente il 14 luglio scorso. Dice niente la data? È proprio un partito nato rivoluzionario. Alla Camera viene appunto costituito il gruppo politico formato da 24 deputati, 8 provengono dalla formazione politica appunto denominata Cambiamo, che fa parte appunto, faceva parte del gruppo misto, poi ne arrivano 11 da Forza Italia, 3 ex 5 Stelle, e comunque dico ex 5 Stelle nel senso che erano già usciti dal movimento, oppure erano stati espulsi, adesso non so, comunque. Poi ce n'era uno invece che arrivava direttamente dal Movimento 5 Stelle e uno che arrivava dalla Lega. E quindi in totale 24, insomma. Ma attenzione perché nella realtà sarebbero 25, perché si scrive anche Tiziana Piccolo, che però lo stesso giorno si dimette anche, cioè, ditemi voi perché questa è una cosa che sono certo non l'avevate mai sentita, una che lo stesso giorno aderisce ad un partito e contemporaneamente lo abbandona. Cioè, è eccezionale la Tiziana Piccolo, perché, vabbè, insomma, chi non la conoscesse della Lega, lei nello stesso giorno, ripeto, è uscita dalla Lega per entrare in Coraggio Italia, ma sempre lo stesso giorno è uscita da Coraggio Italia ed è tornata nella Lega. A mio avviso, insomma, viene da dire favolosa, perché bisognerebbe capire quante ore è stata in Coraggio Italia. Di sicuro merita comunque di essere citata nel Guinness dei primati. Ma naturalmente le entrate e le uscite da Coraggio Italia non si fermano qui, anzi. Allora, alcuni giorni dopo essere stato formato il partito, ne entra a far parte Emilio Carelli. Lo conoscete, dai, quello. Faceva il giornalista per Mediaset, era una delle punte di diamante del Movimento 5 Stelle. A novembre poi Gianluca Rospi, ex Movimento 5 Stelle, uno che aveva aderito a Coraggio Italia, entra
esce dal partito, esce da Coraggio Italia per entrare in Forza Italia. Poi il 1° dicembre lascia il partito anche Claudio Pedrazzini, che era un ex Forza Italia, che ritorna in Forza Italia. E vabbè, sempre a dicembre lascia il partito Maria Teresa Baldini. E qua invece dovete permettermi di soffermarmi un po', perché questo è un curriculum politico di tutto rispetto, un curriculum che va raccontato. Allora, questa Maria Teresa Baldini viene eletta nel 2013 consigliere regionale della Regione Lombardia. E viene eletta nella lista civica Maroni presidente, quindi certo una lista civica, ma diciamo in area Lega, insomma, Maroni presidente. Poi nel 2016 si presenta con una sua lista invece alle elezioni per diventare sindaco di Milano. Arriva ultima, vabbè, no, nona su 9 candidati, insomma, prende lo 0,21% dei voti. Nel 2018 ci sono le elezioni nazionali e lei è in lista, sì, ma con Fratelli d'Italia. È la prima dei non eletti, che sfiga. Però l'anno dopo, insomma, anche un po' di fortuna, un deputato del partito, appunto, della Meloni viene eletto deputato europeo e quindi lei ne prende il posto, quindi entra in Parlamento. Nel 2020 però, vabbè, lascia anche Fratelli d'Italia, sì. Si iscrive al gruppo misto. Qualche giorno dopo però entra in Forza Italia. Vabbè, però nel 2021 lascia anche Forza Italia e aderisce a Coraggio Italia. Ma dopo aver avuto alcune nomine all'interno appunto del partito, come quella di consigliere del presidente del partito, il sindaco appunto di Venezia Brugnaro, dopo essere stata nominata membro della direzione nazionale del partito e anche coordinatrice per la città metropolitana di Milano, lascia anche Coraggio Italia. Per iscriversi dove? A Italia Viva! E non poteva che aderire a un partito come quello di Renzi. Perché Renzi ama questi politici che non cambiano mai casacca, che hanno delle idee granitiche, che sono fermi nelle loro convinzioni politiche, che sono sorretti proprio da principi incrollabili. Insomma, quelli che hanno un'idea e si battono per quella. Vabbè, comunque. Ah, non è che ci siano solo persone che lasciano Coraggio Italia, c'è anche chi aderisce. E tra questi il senatore Andrea Causin, ex Forza Italia, partito dal quale era stato espulso, per aver votato la fiducia al governo Conte 2. Ma soprattutto, sì, Coraggio Italia acquisisce un personaggio di primissimo piano. La senatrice Sandra Lonardo, nota in particolare al grande pubblico per essere la moglie di Mastella. E quest'anno, beh, quest'anno è cominciato da poco, ma il via vai dentro e fuori del partito non si è di certo fermato, eh? È entrata infatti Lucia Scanu, proveniente dal Movimento 5 Stelle, mentre è proprio di pochissimi giorni fa la notizia che il deputato Matteo Dall'Osso, eletto nel Movimento 5 Stelle, successivamente passato a Forza Italia, dopo aver aderito a Coraggio Italia, ora è tornato a Forza Italia. Insomma, Coraggio Italia è un partito serio. Si può entrare e far parte di questo partito solo se si è proprio fedeli alle proprie idee politiche e se si è coerenti e fedeli ai propri ideali, insomma. Coraggio Italia? Povera Italia.